passo indietro. Così magari prendiamo pure. Assessore, ti mando. Ecco, qui al centro, assessore, presidente, i presidenti. Grazie. Grazie mille. Grazie. Vuoi che inizio io e poi ti do la parola? Posso introdurre? Tanto queste non credo che vadano allora, al collegamento internet, non, sono, okay, non è amplificazione. Non so bene, l'amplificazione. Qui allora intanto benvenuti. Benvenuti, oggi abbiamo un rafforzamento nel contrasto al Covid grazie a questa nuova centrale operativa 800-118-800 dove operano più di 50 ragazzi che sono medici, sono infermieri, sono medici dei corsi di formazione di medicina generale anche, per cui i futuri medici di famiglia che andranno ad operare poi presso il nostro territorio, presso i nostri cittadini. È un'attività molto importante, c'è anche un'attività di sostegno psicologico, è una frontiera per noi essenziale per dare le corrette informazioni ai cittadini, per seguire la sorveglianza sanitaria di chi è in isolamento. Oggi noi nel Lazio abbiamo oltre 52.000 cittadini, nostri concittadini, che sono isolati a casa positivi e questa centrale permetterà loro di avere un supporto in più, un supporto collegati alle reti territoriali, collegati ai medici di famiglia, collegati alle nostre ASL, per cui è un elemento assolutamente importante. Anzi, io vorrei dire al Presidente, è un grande elemento di innovazione che rimarrà anche dopo questa fase emergenziale e sarà uno degli assi portanti della nuova medicina del territorio, perché essere preso in carico, essere seguito anche diciamo sulle cose più semplici che possono essere degli stati d'ansia di chi non sa come muoversi, fino alle cose più diciamo articolate, più complesse, lì dove necessitano assistenze anche di natura più elevata. Ecco, io credo che questo è un passo in avanti assolutamente importante. Lo facciamo in questa fase della pandemia che è la seconda ondata, ma pensando anche che potremmo e dobbiamo prepararci anche a una terza ondata, perché io lo ricordo sempre, noi avremmo il picco dell'influenza stagionale che classicamente avverrà tra fine gennaio e i primi di febbraio. Ecco, questo comporterà un aumento di sintomi analoghi che sono la febbre, che sono la tosse, anche gli occhi arrossati. Ecco, avere la possibilità di distinguere, di poter parlare con qualcuno, di poter avere delle informazioni corrette è un elemento assolutamente importante, per cui oggi è un investimento in questa fase che è una fase di battaglia, di guerra contro il virus, ma è un investimento anche per il futuro. Dottoressa Corradi, il direttore del 118. Grazie. Grazie Presidente per la sua visita. Noi di Ares 118 siamo impegnati dai primissimi giorni nella battaglia al Covid. Già a febbraio abbiamo attivato il numero verde, devo dire che l'abbiamo attivato in maniera un po', come dire, garibaldina, con sei medici in una stanzetta in fretta e furia, perché capivamo la necessità di dare risposte ai cittadini. All'epoca le risposte riguardavano principalmente che cosa, le zone rosse, cosa si poteva fare, dove si poteva andare, come si poteva fare la diagnosi, a chi ci si doveva rivolgere. Poi nel tempo la patologia è cresciuta, noi siamo cresciuti, abbiamo avuto un'altra sede, finalmente siamo approdati da qualche giorno in questa nuova sede che è assolutamente adeguata alla risposta che vogliamo dare ai cittadini del Lazio, che sono numerosissimi e numerosissimi purtroppo si stanno infettando. E avrà due anime questa struttura. Una prima anima continuerà nel suo ruolo di risposta alle telefonate che i cittadini intendono farci per chiedere chiarimenti, per chiedere supporto, per chiedere informazioni. E la seconda anima sarà invece un'anima che si rivolge ai cittadini, cioè saremo noi a chiamare i cittadini che ci verranno segnalati dalle ASL
perché identificati ovviamente cittadini Covid positivi che si trovano al loro domicilio, ma che appartengono per vari motivi a una situazione di fragilità che può essere o sociale o sanitaria. Quindi possono essere cittadini per esempio che vivono soli, oppure cittadini che hanno copatologie, per cui è importante un monitoraggio più volte nella settimana, un monitoraggio anche attraverso una telefonata per raccogliere delle informazioni sul loro stato di salute in maniera proattiva. Quindi questo diventa un ulteriore servizio che noi facciamo, un supporto per le ASL, a cui poi forniremo di ritorno le informazioni su eventuali situazioni di criticità che andiamo rilevando nelle nostre telefonate. Devo dire che la battaglia sarà lunga ancora, però abbiamo sempre più strumenti per poterla affrontare. Devo assolutamente come azienda sanitaria ringraziare la nostra regione che ci è stata sempre vicino, in particolare l'assessore D'Amato che praticamente è in prima linea con noi aziende sanitarie. E la presenza qui oggi del Presidente, oltre a gratificarci perché ovviamente ci segnala però il supporto e la forza che la Regione dà a questa battaglia. Quindi Presidente, a lei. Grazie. Oggi potremmo dire che una nuova generazione di medici e infermieri entra in campo e con questo progetto costruisce un pezzo della sanità del futuro. Ringrazio l'assessore, la dottoressa Corradi, l'Ares 118, perché dentro l'emergenza Covid abbiamo deciso insieme, grazie al loro sforzo realizzato, un pezzo di quella sanità domiciliare e territoriale che parte dal monitoraggio costante, in questo caso dei malati di Covid, ma che punta ad essere una delle forme moderne di presa in carico dei pazienti. Non è, come è stato detto prima di me, quindi semplicemente un call center. Gli operatori sono operatori di giovani, di ragazze e di ragazzi che stanno uscendo, sono usciti dal periodo formativo, stanno entrando nella professione medica di medici di medicina generale e sono quindi persone che rispondendo al telefono offrono al cittadino che ha bisogno un servizio avanzato rispetto alle esigenze del territorio. Molto importante che dentro questa squadra ormai di 70 operatori è presente e attiva ormai da tempo una squadra di psicologi anche per mettere al servizio di coloro che hanno un'esigenza di questo tipo un'assistenza dal punto di vista della cura e della presa in carico dal punto di vista psicologico. Quindi è, ripeto, una iniziativa che si realizza grazie a una nuova generazione che viene coinvolta anche in questo modo e con questa metodologia non prepara, ma realizza un pezzo della nuova sanità, perché da questa sala operativa si è direttamente in contatto con i territori, con le AS, con le USCAR, e cioè con quelle unità che poi possono intervenire nel caso c'è bisogno di un intervento o purtroppo di un'ambulanza se la situazione è molto critica. Per questo progetto che era stato pianificato nel tempo con la giornata di oggi raggiunto invece una velocizzazione, arrivano circa 4.000 telefonate giorno che sono le più diverse. Io faccio di nuovo un appello sentito a tutte le reti televisive del servizio pubblico e dei canali privati affinché si lancino campagne di informazione su temi semplici che sono i comportamenti a casa, i comportamenti in caso di un positivo in isolamento che deve avere delle determinate modo di vivere all'interno dell'appartamento o nel caso essere trasferito in uno degli hotel Covid che stiamo predisponendo nella nostra regione, perché come diceva prima la dottoressa Corradi visitando, molte delle telefonate sono figlie di un'assenza di informazione. La regione ha investito tantissimo in campagne di informazione sui social, sugli autobus, avrete visto, per dare informazione, ma sarebbe molto importante, visto
La preoccupazione che c'è, e vista anche il numero altissimo di pazienti positivi, magari asintomatici e quindi che hanno la loro permanenza in isolamento domiciliare, avere informazioni sui comportamenti. Comunque la centrale è operativa, fa appunto assistenza proattiva alle persone in isolamento, il collegamento con l'USCAR permette una presenza anche territoriale e, ripeto, il fatto nuovo e straordinario è che si tratta di una centrale operativa molto qualificata dal punto di vista di coloro che sono e alzano il telefono. Sono ragazze e ragazzi, ripeto, in uscita e da un ciclo formativo e in ingresso nel sistema sanitario pubblico. Questa è una grande novità, ovviamente pronti a monitorare e casomai a intensificare questa struttura, perché non è emergenziale, nasce dentro la battaglia del Covid, ma ripeto, è una parte che si realizza della sanità del futuro. L'altra notizia che voglio dare è che nel Lazio in questi giorni abbiamo superato il milione di vaccini somministrati del vaccino antinfluenzale. Siamo già oltre un milione. Se si calcola che in tutta la campagna vaccinale del vaccino antinfluenzale del 2019, in tutti i mesi il totale dei vaccinati nel Lazio era 900.000, noi in un mese abbiamo già superato il milione e quindi, grazie a una gara fatta in tempo e a un ordine di vaccini per un totale di 2.400.000 dosi, stiamo lavorando per contenere quella che giustamente l'assessore prima ha segnalato come un pericolo, quello che sarà fra qualche settimana l'arrivo dell'influenza stagionale, che si sommerà purtroppo a quella che è già il virus del coronavirus. Quindi è un impegno anche questo straordinario. Io ringrazio i medici di medicina generale, i centri vaccinali, perché veramente fare 900.000 vaccini in 4-5 mesi o farne un milione, anzi oltre un milione in un mese, è stato possibile solo ed esclusivamente grazie a una gara fatta molto in anticipo, che ha dotato la regione di una dose sufficiente di vaccini, e a uno sforzo straordinario dei medici che ora stanno praticando il vaccino. Noi continueremo come regione a fornire chiaramente nelle forme che sarà possibile le farmacie che non trovano i vaccini sul mercato per la fascia che non è quella indicata, quindi le fasce a rischio, ma il milione di vaccini ci fa ben sperare che in qualche settimana potremo coprire quel target di popolazione molto molto importante, che sicuramente sarà più del doppio, ma molto più del doppio di quello che è lo standard normale di una regione come la nostra. Quindi un grande contributo, ripeto, reso possibile da questo grande sforzo, e ringrazio di nuovo gli operatori, non solo del 118 per questa centrale operativa, ma i medici di medicina generale dei centri vaccinali, perché veramente si sta muovendo in sinergia una grande squadra per intervenire con rigore su questo fronte. Grazie veramente a tutti. Ci sono domande? Buon lavoro e grazie.